Benvenuti. Una bella platea, noi fa molto piacere perché l'argomento è molto bello. Non rubo tempo, ma solo dopo farò le presentazioni, anche la mia. Subito dopo un saluto importante del professor Ferretti, prorettore qui di Unimore, e quindi vorrei che lui ci facesse il suo saluto e poi andiamo avanti con il professor Milani, delegato direttore del Comitato dello Sport, con un altro ulteriore saluto e delle comunicazioni molto importanti. Professore, grazie. Buongiorno a tutti, è per me un grandissimo piacere essere qui e portare il saluto del magnifico rettore, professor Andrisano, portarlo ai relatori che avremo il piacere di ascoltare fra poco, portarlo a quei magnifici atleti che sono qui con noi questo pomeriggio e portarlo a tutti voi presenti. È molto bello vedere tanti giovani in sala per seguire un convegno che ha un tema molto importante, un tema che il nostro Ateneo ha sposato in pieno. L'Ateneo di Modena e Reggio Emilia ha una particolare attenzione verso il mondo dello sport, uno sport che consigliamo, suggeriamo ai nostri studenti e anche al nostro personale, perché chi fa pratica sportiva non solo gode generalmente di buona salute, ma ha anche uno stile di vita, anche un comportamento corretto, ha un'abitudine anche, se vogliamo, alla disciplina e questo è molto utile per il lavoro e per lo studio. Da questo anno accademico i nostri studenti vengono all'atto dell'iscrizione automaticamente iscritti anche al CUS, al Centro Universitario Sportivo, e quindi c'è un motivo in più per avvicinarsi allo sport, alla pratica dello sport, e c'è un motivo in più anche per essere qui questa mattina. Il CUS ha da qualche tempo una presenza anche sulla sede di Reggio Emilia, grazie alla collaborazione di una nostra associazione studentesca, Unilife, che fa opera di divulgazione, di informazione sulle possibilità relative alla pratica dello sport sulla sede di Reggio Emilia, proprio in stretta connessione col CUS. E mi auguro che questo convegno di oggi sia uno dei passi che porterà ad una collaborazione ancora più proficua tra la sede di Reggio Emilia e il CUS. Noi teniamo molto alla presenza del CUS qui a Reggio e spero che, come dicevo, questa presenza veramente cresca nel corso del tempo, perché anche gli studenti della nostra sede devono avere la gioia e la possibilità di usufruire del CUS. L'ultima cosa, poi mi taccio perché le relazioni sono molto interessanti e anch'io, come voi, sono molto curioso di poterle ascoltare. L'innovazione nello sport, un'innovazione a cui il nostro Ateneo vuole contribuire. Non soltanto sul piano medico, questo sarà uno degli argomenti principali dell'incontro di oggi, ma anche su altri piani. Abbiamo la possibilità di contribuire all'innovazione dello sport anche in ambito ingegneristico, nell'ambito della psicologia e anche in alcuni ambiti dell'economia. Ecco, credo che tutto questo possa essere messo a disposizione da Unimore al servizio dello sport e della pratica sportiva. Grazie per l'attenzione e auguro a tutti buon lavoro. Grazie delle belle parole, professore, ha esemplificato una cosa fondamentale, quella della collaborazione da parte del CUS per lo sport a tutti i livelli, quindi noi siamo pronti. Darei la parola adesso al professor Milani, delegato del rettore al Comitato dello Sport, per darci un saluto e anche delle comunicazioni importanti. Grazie Diego, benvenuti veramente a tutti, sono molto contento di vedere una platea piena di giovani, perché con questa giornata seminariale vogliamo cominciare una serie di incontri dedicati proprio alla sensibilizzazione di quanto sia importante per la società fare sport, ma per quanto sia importante per l'Ateneo rinvigorire e potenziare la pratica sportiva nel nostro Ateneo. Ora, giusto per completare il discorso introduttivo fatto dal prorettore,
Dal punto di vista operativo, il Comitato per lo Sport è stato costituito in una nuova veste nel novembre del 2014 con una mira. La mira era quella in primis di potenziare la disponibilità di impianti a Reggio Emilia, cercando anche solo un coordinamento più efficace che potesse portare alla disponibilità e ad una programmazione di eventi sportivi a disposizione degli studenti di una sede che purtroppo non vede in loco la presenza di impianti universitari. Il secondo era riallacciare i rapporti territoriali in modo che lo sport potesse diventare davvero centrale nella vita dell'Ateneo anche in assenza di una facoltà dedicata al movimento come scienze motorie. E la terza era un'idea inizialmente nata come un desiderata enorme, ma che per fortuna si è manifestata e si è stata sostanziata proprio questa settimana, è stata quella di arrivare a poter candidare il nostro Ateneo sulle due sedi in collaborazione con le amministrazioni come sede per i prossimi campionati universitari nazionali nel 2016. Proprio mercoledì scorso siamo riusciti, grazie alla collaborazione del CUS e delle amministrazioni locali, a predisporre il piano di candidatura, quindi avremo una bella dotazione di sport sia sulla sede di Modena che sulla sede di Reggio Emilia. E la cosa importante è che dedicheremo la stragrande maggioranza delle attività latere allo sport per la disabilità. Quindi cercare di unire medicina, sport e salute e coinvolgere sempre di più quelli che sono, non i disagiati, ma quelli che purtroppo nella nostra società fanno fatica ad accedere ad una impiantistica sportiva adeguata per poter sviluppare completamente la propria attività. Lascio la parola ai relatori, ringrazio veramente Diego che è stato il motore di questa iniziativa e anche tutta la parte organizzativa, in particolare la dottoressa Musto che ci ha supportato insieme al CUS Modena nello sviluppo proprio di questa idea, e spero di vedervi sempre più numerosi nelle iniziative che da qui in avanti andremo a organizzare sia sulla sede di Modena che sulla sede di Reggio. Grazie mille.